Allora, Simone e Mauro, io prima di introdurre il nostro ospite chiederei a tutti quanti ovviamente di condividere questa diretta perché ovviamente il direttore Senaldi ci accompagnerà con delle argomentazioni davvero interessanti, belle, profonde, ottime, con le quali già ci siamo soffermati prima di partire. Quindi condividete la diretta piuttosto che anche questa su YouTube e a questo punto chiedo alla regia di far entrare il nostro ospite Pietro Senaldi. Direttore, buonasera e Buonasera. benvenuto a Taccio Live. Buonasera a te, buonasera a tutti. Allora, è davvero un piacere averla qui con noi. Come le stavo già raccontando, insomma, prima della diretta, il nostro pubblico è fatto da imprenditori che ci seguono sia live che ovviamente durante la settimana, quindi vanno a rivedere le nostre puntate. Quindi davvero ho il piacere, insieme a lei, di iniziare a fare un'analisi di quello che è un pochettino l'attualità davvero delle ultime ore che stiamo verificando anche su un pochettino tutti i giornali e le riviste principali e specializzate. Allora, Simone e Mauro, se siete pronti, io inizierei a parlare di come stanno cambiando effettivamente anche i numeri sui vaccini. Lo so, a volte parliamo di questi argomenti perché non possiamo nascondere che dietro a tutto ciò comunque poi ci sono dei riflessi sull'economia, dei riflessi che ovviamente possono portare il governo a prendere determinate scelte, determinate decisioni, lo abbiamo accennato poco fa, ad esempio niente vacanze di Natale quest'anno sulla neve, perché? Perché si susseguono tutta una serie di informazioni. Allora, Simone, il primo vaccino 9 novembre, guardiamo anche le date, è Certo. interessante, efficace al 90%. Giustamente qualche giorno dopo è arrivato comunque il secondo vaccino efficace al 94%. È bastato 8 giorni, 7 giorni per passare da una percentuale al 95%. Non si poteva restare chiaramente con quelle percentuali così basse. Carmine, noi in particolare io preciso sempre che noi non siamo infettivologi, non siamo degli immunologi, quindi non abbiamo competenze mediche, però siamo degli imprenditori che viviamo nel mondo e alcune notizie, diciamo, ci portano a fare delle riflessioni fatte dall'uomo della strada che secondo me tante persone si stanno facendo in questo momento. Infatti, dai primi sondaggi risulta che 5 persone su 6 sono indecise su fare questo vaccino oppure no. Ma se basta fare delle semplici considerazioni. Sappiamo che vaccini in tema di fatti in ambito del coronavirus non sono mai stati inventati con tanta velocità, perché alcuni proprio non sono mai riusciti ad inventarli, tipo quello con Ebola o anche quello dell'HIV. Adesso improvvisamente in 6 mesi, è vero che sono stati fatti investimenti come mai nella storia, è vero che c'è stato fatto uno sforzo incredibile da parte di tutta la comunità scientifica, però dei tempi così ristretti sembrano davvero strani. Poi arrivano notizie con cui una volta vengono fatti questi annunci bomba, vengono vendute 4 milioni di azioni della Pfizer improvvisamente. Dopo c'è questo... come posso dire, questo rilancio, no, sui numeri dal 90 al 94 al 95, le persone un pochino sono confuse e cominciano ad avere anche un poco paura di lanciarsi verso questa panacea di tutti i mali che sembra il vaccino. E quindi bisogna stare, io condivido ovviamente la confusione che in questo momento regna tra i cittadini italiani e non solo. Direttore, una sua opinione. Io penso che il governo, nella sua strategia, stia puntando tutto sull'arrivo dei vaccini. Il senso di chiudere a Natale e questa decisione di chiudere è anche un po' a sorpresa, perché prima si pensava che a Natale ci sarebbe stata una oasi di libertà, diciamo così. Invece questo stringere, significa che loro puntano tutto sull'arrivo del vaccino per fine gennaio, febbraio, le prime dosi. E quindi, diciamo così, chiedono un ultimo sforzo agli italiani e all'economia per poi a primavera svoltare.
Quindi questo è quanto, secondo me. E questo, da un lato, è una buona notizia, perché significa che, insomma, hanno delle evidenze che il vaccino arriverà. Dall'altra, è la dimostrazione che, a parte se non c'è il vaccino, non hanno nessun'altra strategia per affrontare il virus. Tant'è vero che chiudono, ovvero sia che la situazione, la tenuta, il tracciamento, gli ospedali e tutto quello che richiederebbe questa lotta alla pandemia, e lì siamo completamente deficitari. Dobbiamo aspettare che dall'estero ci arrivi. Direttore, possiamo dire che stanno pregando più che scommettere che questo vaccino arrivi, perché altrimenti davvero non sappiamo cosa fare. Come dice lei, questo, una strategia alternativa. È una scommessa. Certo, quindi da un certo punto di vista dice loro scommettono perché non possono far altro. Io spero che loro scommettano a ragion veduta. Di certo loro non stanno riuscendo a preparare l'Italia all'epidemia. Questo, l'unica speranza è il vaccino, che arriverà dall'estero ovviamente, ma questo... Però un'osservazione che vorrei fare è che ovviamente la premessa dell'avvocato forte di Simone mi sembra comunque perfetta. Noi non abbiamo le competenze per poter fare determinati ragionamenti, ma se poi troviamo ad esempio Crisanti che dice che un vaccino di primo rilascio, quindi fatto in 8 mesi, insomma, avrebbe qualche dubbio ad utilizzarlo, io non lo so, è giusto o è sbagliato? La domanda che noi ci poniamo, è possibile anche concedere tutte queste idee così diverse e contrapposte? Ma guardi, io so questo perché poi conosco De Lorenzo, che è il presidente di RBM, e via discorrendo. Non è vero che il vaccino è stato trovato in 8 mesi, ovvero sia, comunque il Covid è un'influenza, deriva da altre influenze, e sono stati fatti studi sulla SARS e via discorrendo, quindi non sono partiti da zero nella ricerca del vaccino, sono partiti da, se il vaccino è 100, sono partiti da 50-60, e questo giustifica dei tempi così brevi, oltre al fatto che si sono messe tutte le maggiori intelligenze scientifiche del mondo e tutta la potenza economica delle case farmaceutiche del mondo. Quindi io non sono uno scienziato, però adesso mi si lasci dire, non sono uno scienziato e Crisanti lo è, ma di questo vaccino ne so quanti ho Crisanti, perché non è stato coinvolto da AstraZeneca o da Pfizer o da Moderna Crisanti nella realizzazione del vaccino. E infatti vediamo che già, insomma, sono arrivate le critiche sia dal CTS che da Bassetti per quelle che sono state le uscite di Crisanti. C'è da dire che una cosa io condivido, bisogna fare attenzione con quelle che sono determinate affermazioni, nel senso, adesso sembra un po' ribaltata la situazione rispetto a giusto un mese fa, non più di un mese fa, però quello che noi diciamo sempre, quando si spendono determinate parole, comunque poi si influisce su quello che è l'atteggiamento e la vita delle persone, che poi ha un risvolto da un punto di vista economico. Faccio un esempio: se abbiamo detto che il coronavirus aveva un tasso di mortalità, adesso la esagero giusto per comprendere, del 10%, li abbiamo terrorizzato tutti, è normale poi che, a mio avviso, a settembre, quando sono ripartite le scuole, gli insegnanti anziani avevano paura di andare a scuola. Simone, tu cosa ne pensi anche di questa cosa? Sì, sì, ma infatti il discorso è proprio quello, è che hanno seminato il terrore. Diciamo che in questo momento i gravi disagi, a mio giudizio, che ci sono nel mondo della sanità, della scuola, di un paese che si è fermato, deriva più dal terrore che, devo dire, direttore, anche qualche mezzo di informazione, insomma, ha fatto in questo periodo, che a braccetto con il governo, piuttosto che dalla reale situazione, perché la mortalità in questo momento sappiamo che è dello 0,2%. Allora io mi chiedo, degli statisti, dei politici, delle persone che hanno una visione del futuro, possono immaginare invece di far convivere un paese con il virus anziché paralizzarlo totalmente, ripeto, anche dal terrore, perché se il messaggio fosse stato diverso, magari
l'affollamento che c'è in questo momento negli ospedali. Io lavoro a Milano ma vivo a Napoli e quindi vedo quello che accade tutti i giorni negli ospedali napoletani e che mi viene detto da medici, amici anche del Cutugno, no? Quindi dell'ospedale più importante in materia di infettivologia che c'è forse nel sud Italia, che 7 persone su 10 che vanno al pronto soccorso potrebbero essere curate a casa, ma potrebbero anche non essere curate, perché tanti di loro arrivano con la febbre a 37, a 37 e mezzo, terrorizzati come se stessero morendo. E secondo me questo deriva esclusivamente dal messaggio che è stato dato, perché poi come contraltare è stato fatto vedere tante persone che nonostante siano state fatte le zone rosse sono per strada, vanno nei mercati, e deriva da questo soprattutto da un sentimento poi di tante persone che hanno capito invece questa situazione e allora cercano di vivere e di convivere col virus nonostante i messaggi che vengono dati dai politici e dai mezzi di informazione. Allora, certo i mezzi di informazione hanno fatto una cassa di risonanza notevole al governo, soprattutto quelli, diciamo così, non di controinformazione, quelli tradizionali. E questo è servito soprattutto a primavera a far star buoni gli italiani. C'è da dire che a primavera i primi a capire poco di questo virus sono stati i medici, perché era un virus sconosciuto e anche nella cura hanno impiegato dei morti per arrivare alla cura. Questo ormai lo ammettono anche loro. E quindi i medici sono entrati nel terrore, hanno comunicato questo terrore al governo che l'ha trasmesso agli italiani e ha giustificato la chiusura. Ed è stata anche una chiusura, diciamo così, finanche eccessiva, no? Se si pensa, ormai questo è il pensiero comune, che appunto in meridione, ma anche in centro Italia, insomma, si sarebbe potuto vivere con le zone rosse di oggi tranquillamente, molto probabilmente. E quindi, diciamo così, noi siamo stati molto prudenti, abbiamo pagato un conto economico che forse sarebbe potuto essere minore se il centro e il meridione fossero stati più liberi di commerciare. Tutto questo conto economico noi l'abbiamo assolutamente bruciato in estate, dove abbiamo perso il nostro vantaggio. A mio avviso, non perché gli italiani, perché adesso sembra che tutti gli italiani siano andati in Costa Smeralda, ma non è che tutti sono andati a ballare in Costa Smeralda, e poi soprattutto sono andati a Ferragosto e il virus è ripartito a ottobre, quindi secondo me il legame tra le feste, tra le ferie e la ripartenza del virus c'è, ma è labile. Il virus è ripartito quando è ripartita la vita normale. Adesso, per farci stare a casa a Natale, dicono non bisogna fare come a Ferragosto, ma in realtà se a Natale si sviluppassero gli stessi contagi di Ferragosto noi dovremmo stappare lo champagne dalla contentezza, perché sono molto meno di adesso. Questo è un direttore, a questo proposito faccio una domanda, ma se secondo me il governo ha anche fatto una scommessa che è veramente azzardata sul vaccino, perché anche se il vaccino dovesse funzionare, avendo ormai capito che il Covid funziona un po' come l'influenza, nonostante ci sono tante vaccinazioni in Italia contro l'influenza, ma comunque ci sono 3 milioni di contagiati ogni anno di influenza, quindi voglio dire, il vaccino tutelerà sicuramente alcune persone, ma tanti altri comunque lo prenderanno magari in forma più lieve. Io posso dare la mia esperienza personale: quando ho fatto il vaccino contro l'influenza l'ho presa per ben 3 volte in un anno, quindi non ha avuto esattamente l'esito sperato. Ma questo sì, ora bisogna vedere se, perché il vaccino dell'influenza scherma al 50-60%, invece qui dicono che dovrebbe schermare intorno al 90%. Dopodiché, anche se schermasse intorno al 50-60%, significherebbe per gli ospedali avere la metà o addirittura il 60%, 60-70% in meno della pressione, e questo consentirebbe un ritorno alla vita normale. Più o meno. Direttore, però io dico un poco quella che è stata l'esperienza ormai di persone vicine, perché effettivamente io ricordo che nei primi mesi, quindi sto parlando di marzo e di aprile, a volte ci facevamo delle domande perché
ci chiedevamo, ma tu conosci qualcuno che è stato infettato? No. Tu conosci qualcuno che è stato infettato? No. Devo dire la verità, diciamo che invece purtroppo in questa seconda ondata sono davvero tantissime le persone che ognuno di noi più o meno conosce che hanno subito, insomma, l'influenza del coronavirus. Ma io torno sempre al discorso di prima, ma è vero anche però che con un altro tipo di attività governativa, quindi con una possibilità di curare le persone direttamente a casa con un'assistenza domiciliare, avremmo evitato, come giustamente diceva lei, quella forza di comunicazione di pericolo semplicemente per stare a casa. Cioè, allora, questo... prego. Il punto, da quello che io ho capito di questa malattia, ma io comunque mi confronto periodicamente con gente che è sul fronte, sia diciamo così più prudenti che meno prudenti, cioè io Crisanti, Bassetti, tutti gli Remuzzi, li ho sentiti tutti più e più volte. Da quello che io ho capito di questa malattia, no, è come tutte le malattie sostanzialmente, è importante prenderla nei primi giorni, perché allora, diciamo così, è più difficile che degeneri, perché questa è una malattia molto insidiosa. Nei primi giorni sembra non essere così preoccupante e poi esplode e tu non sai se esplode o non esplode. Allora, cosa è mancato? È mancato il monitoraggio proprio dei medici che curavano a casa. E qui bisogna dire che, e questo secondo me è il ruolo del governo, il coordinamento dei medici di base e del territorio. Ora, è vero che in realtà la medicina di base spetta più che altro alle regioni, e questo è una verità, ed è anche vero che i medici in fondo sono dei liberi professionisti, quindi tu non puoi obbligarli a muovere. Però è anche vero che in uno stato d'emergenza, perché il governo ha decretato il 31 gennaio scorso lo stato d'emergenza, in una situazione di lockdown, in una situazione di pandemia nazionale, il governo, secondo me, ha scaricato troppo sulle regioni e quindi sui medici. Per esempio, andavano riforniti di mascherine, andavano assistiti i medici in modo che potessero assistere i malati. Invece i medici si sono sentiti abbandonati e ci sono stati medici eroi, ci sono stati medici che hanno fatto il possibile, ci sono stati medici meno eroi, questo è anche vero. Però quello che penso io è che non si doveva arrivare ad una seconda ondata in questo modo, così come io credo che non si possa arrivare ad una terza ondata che è verosimile. Mi auguro che non avvenga quello che sto dicendo, nel senso non è che il nostro auspicio è che avvenga la terza ondata, però verosimilmente da uomini di strada, leggendo un pochettino insomma tutta l'informazione, sembra verosimile perché si accavalla con il freddo e con l'influenza. Basta leggere proprio i giornali di oggi sulla Cina, che dicono che stanno riavendo determinati di nuovo persone colpite dal coronavirus proprio per il freddo. Quindi, ma è possibile che arriviamo sempre senza un'organizzazione? Sarebbe la terza senza aver fatto nulla di diverso rispetto alla prima. Ci dicono, arrivano dei messaggi tra l'altro dove ci dicono che a Napoli i medici vengono contattati dalle persone che vogliono restare a casa, ma i medici, l'ASL risponde dopo oltre 30 giorni per giusto per neanche per fare il tampone, quindi in 30 giorni le persone non riescono a fare un tampone, ma o sono morte oppure sono sopravvissute e già sono tornate a lavorare, perché i tempi sono veramente biblici. Ecco, per esempio, secondo me è stata molto importante l'esperienza che c'è stato lo scorso fine settimana in Alto Adige, che in 3 giorni hanno mappato tutta la provincia. Ora si dirà, in Alto Adige sono 350.000 persone, sì, ma hanno anche i medici per 350.000 persone, quindi, cioè, provincia per provincia, questo insomma è un tentativo che ha fatto solo l'Alto Adige. Secondo me è un peccato, potevano farlo, poteva essere fatto. So che per esempio in Campania hanno provato a fare dei tracciamenti per riaprire le scuole e in realtà non c'è stata una grande risposta da parte della popolazione, ma anche qui non si può dare la colpa alla popolazione. Direttore, però le dico cosa è successo a Napoli. Come? Le dico cosa è successo a Napoli. Hanno fatto questo tentativo instaurando un numero verde dove le persone, perché poi l'ho fatto anche io personalmente avendo 3 figli piccoli, per prenotarsi.
Dopo 2 ore il numero verde è andato in tilt, è craccato e quindi nessuno più è riuscito a prenotarsi. Che cosa è successo? Che i più coraggiosi si sono accalcati ovviamente nei luoghi per poter fare i tamponi, quando hanno visto che c'erano migliaia di persone se ne sono tornati a casa per paura di contagiarsi, certo. E quindi è fallito anche questo misero tentativo di cercare di mappare un pochino le persone. Purtroppo non tutto è l'Alto Adige, mettiamola così. Nel frattempo io vorrei giustamente fare una considerazione. Perché parliamo di tutto questo, direttore? Non per entrare in un aspetto medico, ma perché ovviamente può avere riflessi sull'economia. Cioè, se poi andiamo a leggere i giornali, peggiora il tenore di vita per 7,6 milioni di italiani. Da una parte si accumula ricchezza, lo sappiamo, quindi conti correnti chiaramente degli italiani medi, quindi ovviamente c'è chi purtroppo peggiora e che chi riesce a mettere dei soldi da parte, quindi sta aumentando il deposito italiano. Dall'altro lato però stiamo parlando di 7 milioni di italiani, cioè quasi 8, cioè sono numeri che fanno paura e non si possono non tenere in considerazione nelle scelte che vengono prese. Ma allora, guardi, il discorso dell'economia è inevitabile, è stato così anche negli Stati Uniti, no? Per esempio, dove però poi l'economia è ripartita. Allora, quello, secondo me, il punto è questo, no? È come sott'acqua, no? Non importa quanto tu scendi, l'importante è quanto ci rimani, perché, voglio dire, se tu puoi scendere anche, perché è capace, 20 metri, poi però se sei sotto 1 minuto e mezzo, risali e rifiati. Però se tu stai sotto il pelo dell'acqua anche a 5 metri per un quarto d'ora, muori. E il dato che a me veramente allarma della situazione economica italiana non è solo questi 7,6 milioni che sono tantissimi di persone che hanno peggiorato il proprio tenore di vita, ma la scarsa speranza che nel medio periodo lo recuperino. Perché questo è il problema. Perché noi non abbiamo un sistema economico, questo non è solo colpa di questo governo, perché poi cioè l'Italia viene prima del primo governo Conte, del secondo governo Conte. Abbiamo un sistema economico che da 20 anni fatica a produrre ricchezza e la produce con una lentezza estenuante, talmente lenta che la nostra produzione di ricchezza in realtà configura un impoverimento, perché gli altri si arricchiscono più velocemente di noi. Allora, con questo sistema che non riesce a produrre ricchezza, e qui ci sarebbe da fare non una ma 10 puntate sui motivi e voi li sapete meglio di me, se tu metti dentro 7,6 milioni di poveri in più, quindi più del 10% della popolazione italiana, come facciamo a farli tornare a galla? Daranno a tutti i redditi di cittadinanza, direttore. Con i redditi di cittadinanza, sì, no, certo, però bisogna vedere fino a quando la BCE stamperà denaro per regalarcelo. Questo non è che era una battuta, ovviamente, perché è eterno, diciamo così. Sì, ma anche se si regala, il problema qual è, però, direttore, mi perdoni, è che si regala ad una parte dell'Italia che chiaramente resta in questa fase salvaguardata, perché poi queste sono cose oggettive. Cioè, se prendiamo tutto l'apparato pubblico, se prendiamo tutti i dipendenti, c'è lo stop dei licenziamenti, cioè questi sono dati oggettivi. Quindi quella parte, che non vuol dire tutti, perché ci sono anche chiaramente i dipendenti che sono rimasti a casa, gli stagionali che non sono stati chiaramente chiamati, quindi non vale per tutti, però una grande fetta di queste persone hanno continuato a mantenere quello che era il loro status. Quello che invece vediamo come grande differenza è relativamente al mondo chiaramente produttivo, le partite IVA, i professionisti, cioè non possiamo non considerare questo. Le faccio vedere un dato, questi sono i decreti economici, quindi tralasciando i vari DPCM, parlando di economia, che si sono susseguiti dal Cura Italia, liquidità, rilancio, agosto. Poi come vede, ogni volta si avvicinavano sempre di più, quindi dal Cura Italia liquidità è passato più tempo rispetto a quello con rilancio, meno con agosto, meno con ristori, poi siamo arrivati ristori bis, ristori ter, ristori quadri che ne fanno 3 a settimana. Questo per dire cosa? Ma è possibile capire come è accaduto adesso, che non si comprende ad esempio che un settore dei negozi che vendono scarpe, che vendono abbigliamento, è comunque toccato da questo problema? Bisogna scoprirlo con un decreto nuovo,
Cioè c'è davvero bisogno di fare un decreto per aggiungere un codice Ateco? Cioè è questo che noi non comprendiamo. A meno che sono persone che non hanno proprio la concezione di che cosa significhi l'economia reale, non ai massimi sistemi. Allora, ci sono, il discorso secondo me è piuttosto, le direttrici sono le seguenti, secondo me. La pandemia impoverisce tutti e questo si è visto. La pandemia ha colpito un paese che era già sulla via dell'impoverimento in maniera molto seria, quindi un paese molto debole da anni. L'ha colpita sfortunatamente in un momento in cui non c'è una classe dirigente in grado di rispondere. Perché, insomma, adesso poi ognuno ha le sue opinioni e non è questa neanche la sede per contestarle, però se lo slogan del partito di maggioranza è la decrescita felice, quindi è la decrescita, poi sostanzialmente, perché la parola chiave non è felice ma è decrescita. Ci stanno riuscendo, eh? E se arriva la pandemia, è molto difficile che la classe dirigente che ha teorizzato la decrescita felice sia in grado di rispondere. Dopodiché ci voleva Cristiano Ronaldo, il Cristiano Ronaldo dell'economia, per rispondere, perché bisogna anche dire che la sfida non era facilissima, ecco, diciamo così. In fortuna vorrebbe che dall'Europa arriva quel sostegno che era insperato, diciamo così, però arriverà, non arriverà. Sapremo, e questo è il punto, utilizzare il denaro. Allora, noi abbiamo provato, no, per esempio, questa primavera a fare questa commissione Colao, o quindi a metterci un tecnico. Però il Colao è stato espulso dal sistema politico. Nessuno può dire se ha avuto belle idee, buone idee, eccetera, eccetera. Poi lui si è ritirato in un dignitoso silenzio e sarebbe molto interessante se parlasse un giorno, credo, che gliel'avranno chiesto tutti, ma questo non so come mai se ne sta zitto. Allora, cosa dire? Sicuramente se dovessero arrivare i soldi è opportuno che non vengano spesi in banchi con le rotelle, in bonus per i monopattini, piuttosto che questo tipo di attività, anche perché poi, non che non siano validi, non siano corretti, perché anche quelle filiere possono trarre vantaggio, non so come dire. La filiera, chiaramente, dei banchi sicuramente ne ha tratto vantaggio e fa parte dell'economia. Dei monopattini è la stessa cosa, quindi non voglio escludere una rispetto all'altra, ma non è opportuno concentrare le risorse su pochi punti, quindi senza andare chiaramente a pioggia e concentrarsi su qualcosa che davvero possa fare leva per il sistema. Questo è il ragionamento che noi volevamo solo sollevare. Se posso, allora, prego, una cosa proprio a questa discussione, cioè il Covid sicuramente ha colpito tutto il mondo ed è una sfida grande per tutti. Ma per noi italiani in particolare, in un paese che effettivamente ha questa economia indebolita da tanti anni, soprattutto dopo il 2012, non poteva essere un'occasione per finalmente predisporre quelle che sono le riforme fondamentali, visto che sono poi legate anche a quelle che sono le possibili ricadute a livello europeo per quanto riguarda l'acquisizione e la richiesta di fondi. E questo è un tema molto importante. Allora, io rispondo prima a lei, allora, questo secondo me non ci sono le condizioni politiche, perché perché noi abbiamo il partito di maggioranza che ha preso il 34%, però vale il 15%, no? E che non ha una classe politica perché è molto giovane, no? Ci saranno 3 o 4, diciamo così, di, non dico di spessore, ma insomma in grado di... E quindi c'è una grossa crisi politica, perché il Parlamento non rappresenta i cittadini, perché i cittadini l'hanno purtroppo, rinnegato questo Parlamento, l'hanno di fatto delegittimato. Allora, c'è questa crisi politica dei 5 Stelle che si stanno sfaldando. La sinistra ha una tradizione di governo e infatti è andata al governo, ma anche questa è
ha dei problemi di rappresentanza notevole, è molto divisa, ci sono 4-5 sinistre, la Bonino, Calenda, Renzi, Speranza Bersani e ovviamente Zingaretti, forse me ne sono anche dimenticato qualcuno, quindi molto difficile. Il centrodestra non è un moloch, perché diciamo così ha due forze sovraniste in competizione fra di loro, una diciamo così più tradizionale, l'altra più populista, che non si capisce bene, poi ancora deve trovare una propria sintesi politica, questa è la verità, perché Salvini deve entrare nella propria seconda fase, no? Perché ha avuto una prima fase, bene male comunque l'ha avuta, adesso deve entrare in una seconda fase e non riesce a comunicare la seconda fase agli italiani. Perché secondo me non riesce a comunicarla? Perché non ce l'ha chiara lui. Dopodiché c'è già il direttore che senza l'immigrazione Salvini gli è rimasto poco da dire, cioè lo si vede insomma quando parla in televisione, dice sempre le stesse cose, ma che non hanno più quell'indice di ascolto. La difficoltà politica è importante, e in questo c'è il cosiddetto centrodestra moderato, che è rappresentato da Berlusconi, ma nello stesso tempo è anche ostaggio, diciamo così, di Berlusconi, che è sempre stata una figura molto importante e che ha sempre impedito, è sempre stata la fortuna del centrodestra, ma anche la sua impossibilità a evolversi in qualcosa d'altro che non sia Berlusconi. E quindi, per quello che chiede lei, cioè ognuno c'ha talmente tanti problemi in casa sua e tutti, perché secondo me tutti sono impegnati in una battaglia di sopravvivenza, più o meno tutti i partiti, che pensare che si uniscano, pensare che venga fuori un clima per ripartire qualcosa è secondo me impossibile, anche perché, voglio dire, il clima italiano è completamente avvelenato dal 94 a oggi, dal 92 a oggi, ma anche prima, perché poi in realtà non si può dire che PC e DC andassero così d'accordo, si sparavano, cioè in strada, quindi cioè, forse era addirittura peggio, perché poi noi si pensa come se era fosse meglio prima, ma insomma quando ero io piccolo non c'era giorno che non ammazzassero una persona. Purtroppo sì. Io ero a Genova nel 68-70, quindi capisco. Nel frattempo, cosa dire? È arrivato il decreto ristori ter, in attesa del decreto ristori quater. Sicuramente, ecco, queste sono delle norme a nostro avviso che aiutano gli imprenditori, che aiutano le partite IVA, perché chiaramente si sta cercando adesso di rinviare il pagamento di determinate imposte, anche perché si stanno accumulando. Ma anche qui, a mio avviso personale, credo insomma anche da parte di Simone e Di Mauro, quello che manca è una strategia, perché continuano a fare semplicemente delle proroghe, a posticipare dei termini, senza comprendere che tanto quando si accavallano, ma come ne usciranno? Cioè, purtroppo bisogna essere molto più pratici e pragmatici e comprendere che oggi bisogna, se se ne vuole davvero uscire, e torniamo poi lì, c'è bisogno di una sintesi politica, quindi noi parliamo ovviamente per quello che sarebbe bello, cosa diversa da quello che si può fare, dico, sarebbe bello però fare un ragionamento completamente diverso. Tant'è vero che anche noi nelle nostre trasmissioni abbiamo proposto per un discorso fiscale e abbiamo fatto anche delle petizioni di rateizzare a 10 anni quello che è il debito pregresso, indistintamente per tutti quanti, senza chi ha fatto il 33%, chi il 50%, chi il primo semestre, chi aveva fatturato ma non erano ricavi, chi aveva la contabilità ma non era negli ISA, cioè chi era il codice Ateco che non ha cambiato ma aveva iniziato prima e non dopo, cioè non so come dire, sembra rincorrere effettivamente la pancia del voto, cioè degli italiani, e non una strategia comune per tutti quanti. Anche Carmine, perché ricordiamolo che oltre al pagamento delle tasse correnti che stanno posticipando, a gennaio probabilmente arriverà poi anche il pagamento di tutte le cartelle esattoriali, quindi di tutto il debito pregresso, quindi ci sarà un accumulo clamoroso di tasse attuali e precedenti che non si sa come faranno poi gli imprenditori a poterle pagare, perché non è che a gennaio, ma anche se immaginiamo giugno 2021, non è che a giugno la situazione sarà migliore di quella attuale, anzi probabilmente sarà sicuramente peggiore di questa, quindi anche posticipandole, immaginando un posticipo di ancora 6 mesi,
la situazione peggiorerà e non migliorerà sicuramente. Poi, direttore, le voglio fare solo questa considerazione. Quello che noi vediamo cos'è? È che quando non dai una visione chiara, che sia fra 3 mesi pagherai l'1% su base mensile per 10 anni, sto inventando, non dai la possibilità ad un imprenditore di organizzarsi. Il fatto di arrivare sempre 10 giorni prima a dire si sa o non si sa, o la sera prima non sai se la mattina apri l'attività o meno, crea comunque un problema anche organizzativo e di pianificazione. Sarebbe molto più semplice dire questa è la situazione, affrontiamola in questo modo, adesso lo sappiamo, ci organizziamo. Ma è un continuo rincorrere giorno per giorno che crea maggiori difficoltà anche finanziarie di programmazione. Ma questo sì, è oggettivamente uno dei problemi che è venuto maggiormente in evidenza in tutti questi mesi. Ed è al punto che io posso anche sospettare che, perché ok, ci sono le difficoltà e le abbiamo dette e queste scusano, che è una tecnica di governo, no? L'incertezza è una tecnica di governo, perché se nessuno capisce quello che fai, nessuno riesce a darti una critica precisa. Perché questo è anche un po' il problema vero. Più io confondo le acque, poi mi dicono, vabbè, sono un casinista, però è una critica generica essere un casinista. Quanto è dire, ah sì, tu fai questo, 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 critiche puntuali, sono quelle che ti spezzano e che ti distruggono la credibilità. E quindi, secondo me, questa comunicazione per slogan, un po' confusionaria, un po' data una goccia al giorno, è in parte dettata da una situazione difficile e mutevole, anche se l'epidemia in realtà non è così mutevole. Si sviluppa a un picco che si raggiunge in 70 giorni e questo è avvenuto a marzo e adesso, perché più o meno è così, quindi ha dei posti, questo è storico, dove si sviluppa e dei posti dove si sviluppa meno, indipendentemente quasi dai meriti e dalle colpe degli uomini, diciamo così, poi scende e via discorrendo. Perciò è imprevedibile, ma in una logica, in un corso storico, diciamo, piuttosto regolare. Però, insomma, loro hanno approfittato della imprevedibilità per poi decretare di giorno in giorno, fare, disfare, di modo che tu non riesci mai a fare una critica precisa. Adesso, per esempio, Conte ha iniziato a parlare del Natale prima di Bergoglio. Il governo è entrato in avvento prima della Chiesa Cattolica. È una cosa ridicola, no? Cioè, l'avvento non è ancora iniziato, Conte è in avvento dai primi di ottobre, no? Ora, perché è chiaro che il Natale importa a tutti, eccetera, ma questo però è un discorso da bar. Cosa facciamo a Natale? Vediamo i parenti, non vediamo i parenti? Cioè, un discorso. Il governo dovrebbe dirci altre cose, per esempio approntare un piano vaccini, no? In Germania li distribuiscono già a dicembre. Trump, il negazionista Trump, ha assunto un generale a 4 stelle per fare la logistica dei vaccini, cioè uno che fa le guerre. Quindi noi ci preoccupiamo se a cena saremo in 6, 7, 10. E questo tiene tutto il dibattito. L'opinione pubblica, il dibattito dell'opinione pubblica a marzo-aprile era su chi faceva jogging, no? Che quanta gente si sarà contagiata facendo jogging? Nessuno. 3 in Italia, forse. Ma statisticamente nessuno, cioè non è un dato rilevante. Ad agosto la discoteca, senz'altro è stato un focolaio, perché poi il Briatore si è ammalato, eccetera. Però sembra che tutti gli italiani si riversino in discoteca e poi solo in Costa Smeralda, poi erano aperte anche altrove, non si capisce perché solo in Costa Smeralda. Infatti in Puglia erano aperte come in Costa Smeralda, ma non si è infettato nessuno, non si capisce come. Esatto. In sostanza la comunicazione che ha scelto il governo di usare Facebook, tutte queste dirette, tutte queste modalità sono parte forse di un modo di una tecnica di governo, dice direttore. No, questo sì, questo sicuramente. Lui è anche lui, diciamo così, Conte è stato sorpreso dall'emergenza su tutto, ma non mediaticamente, perché lui l'ha cavalcata molto bene a primavera.
Il problema è che quando tu chiami tutti i riflettori su di te, quando poi le cose vanno male, è difficile poi che l'attenzione dell'opinione pubblica si distraga su altri, no? A marzo-aprile è stato anche facile, perché i focolai sono stati due focolai in due ospedali, Codogno e Alzano, no? E quindi tutte le colpe sono riversate sulla Lombardia, tutte, e tutti gli altri erano bravi. Adesso che l'epidemia è più o meno sparsa più o meno in tutta Italia, non puoi dire che è solo colpa della Lombardia, no? Allora è anche colpa di De Luca, è anche colpa di Emiliano, per non parlare del Piemonte e via discorrendo. Però questa, adesso noi l'abbiamo sostenuto anche, e secondo me è molto bravo. Però, per dirti anche quanto è marketing, sembra che in Veneto non ci sia il Covid. Ma in Veneto c'è il Covid? Cioè, non è vero che non c'è il Covid. Lui ce ne inventa uno ogni giorno, Zaia, è molto brillante, qualcuna gli è anche riuscita e via. Ma non pensiamo che in Veneto non ci sia male di Covid, ecco. Però è riuscito a farli rimanere gialli in Veneto, col marketing, come dice lei, è riuscito a farli rimanere gialli. Beh, come Zingaretti. Come Zingaretti, giusto. Però io mi chiedo proprio questo. Perché le scene che noi vediamo negli ospedali di Roma, negli ospedali di Veneto non ci sono. Oggi c'erano delle foto piuttosto inquietanti dei letti negli ingressi dei pronti soccorso di alcuni grandi ospedali di Roma, sono belle foto. Anche se, direttore, voglio dire una cosa sempre sulla esperienza territoriale, che anche tutte queste immagini terroristiche che fanno vedere dei pronto soccorsi dei grandi ospedali italiani. Io parlo, io lavoro a Milano e vivo a Napoli e le dico che i pronto soccorsi, anche prima del Covid, soprattutto nei periodi invernali, se uno andava in un pronto soccorso napoletano, rischiava di passarci un giorno per entrare e rimaneva tre giorni in corsia ad aspettare che gli dessero una stanza. La stessa cosa anche mi è capitato al Sacco di Milano, dove comunque in codice verde si è aspettato 8-9 ore prima di essere poi curati. Quindi voglio dire, non è che la situazione prima fosse idilliaca e poi è peggiorata, voglio dire, quanti servizi hanno fatto vedere su Cardarelli a Napoli negli anni precedenti, dove c'erano tantissime persone assepate nei corridoi, quindi non è che oggi sia diventata complicata, lo è sempre stato, cioè la sanità italiana comunque, soprattutto nelle grandi città, è totalmente allo sfascio da anni, questo non si può non riconoscerlo. Oggi c'è anche il Covid, ma ripeto, non è tanto peggio rispetto a prima, sostanzialmente, a prima del Covid. Diciamo tuttavia che molti dei pronto soccorso sono anche svuotati dei codici verdi e dei codici bianchi, perché molte meno persone ovviamente si affollano in quanto hanno timore del Covid e in questo caso alleggeriscono le strutture. Io lo dico perché purtroppo sono stato proprio recentemente in pronto soccorso per una questione di famiglia e devo dire che era assolutamente, dopo due giorni, assolutamente deserto e non si è presentato nessuno con un minimo problema. Quindi diciamo che c'è anche una componente psicologica molto forte in tutti i paesi, ma molto forte nel popolo italiano, no? Perché non si giustifica altrimenti come il pronto soccorso adesso si siano riempiti solo di Covid e non si sia più un'altra malattia al mondo. Certo. Certo. Allora, direttore, è stato davvero un piacere. Noi adesso entriamo nella seconda fase e insomma ci auguriamo di averla di nuovo ospite a Tax. È stato davvero un piacere, grazie mille e auguriamoci il meglio chiaramente per l'Italia. Grazie mille. Grazie direttore, buonasera. Grazie direttore, un piacere.